E Pasticche, il Veneto ne ha messa a parte 500.000. Tante, quindi. Non perché sappiamo qualche cosa, perché non sappiamo niente, ecco. Ma a Guerra, che l'abbiamo qua vicino, a Chicago. Ma no, ma che cosa Chicago? Ma cosa dice? Berna. Ma che Berna? No, mi confondo sempre perché il nome è già simile. No, Chicago, ma Berna. Ma no. Non è Berna? Cos'è la capitale d'Ucraina? Chieti, Chiasso. No, ma a Varsavia, no, dai, questa è la capitale da Polonia. Esatto. Dove ga cagare in testa a Colombo. Ha detto. Vabbè, torniamo allo yo-yo, la pastiglia. Iodio. Che mia. Dimmi un po' la parola da pastiglia, se no non vado avanti. Ma è facile, iodio. Vabbè. L'hai scritta sulla mia mano, la ma mia. Ma come, Camilla gliel'ha scritta sulla mano? Ah, iodio. Quindi bisogna fare così. Lo iodio. Lo iodio. Sì. Ecco, va bene, lo iodio funziona secondo il principio della spugna. Cioè? Perché ricordatevi che la tiroide che sta in questa zona qui, sta qui in questa. Lasci qui stare, cosa no, che è? Ma dove sta la zona? Qua? Lei sta lì la tiroide. Ma vabbè, comunque, la tiroide è come una spugna. Sì. Mentre l'osso è come un savoiardo. Ma ragionateci sopra. Nozioni dunque, mediche. Lo iodio. Lo iodio. Lo legga sulla mano. Se prende 200 pasticche 40 volte al dì. Ma com'è possibile? Dimmi, Rangon, cosa che era? Non ne dice 200, una giusta. 200 chilometri orari. Ma che orari, no? 200 di distanza. Sì, bisogna prendere. Come da qui entro, alla capitale della Bielorussia, che è Bielomosca. Allora, adesso vi dirò. Non sa niente. Una roba che fa un po' incuriosire. Oh, ma devo dire anche un motivo di orgoglio. Lo sa, dunque, Mirko del Radio Più. Sì. Che a mattina lese sempre la Wikipedia. Addirittura. Si è scoperto che Putin è di origine vicentina, infatti si chiama Putin, che viene da Puteo, che vuol dire bambino, perché in 800 tanti putei sono andati in Russia per fare la transiperferbiebrniana. Quindi a famiglia de Putin è vicentina. Sì, beh, quindi il Veneto è parente de Putin. No, ma molto la lontana, no? Dimmi, scatoletta, cos'è? Cosa c'è la scatoletta? Ah, adesso addirittura riceve le cose la scatoletta. Vabbè. Cosa c'è questa? Cos'è? Vieni qua. Cosa c'è questa? Non raccomandata della von der Leyen Woman. Della von der Leyen addirittura, va bene. Quella che comanda l'Europa, che ha le mani sudate che nessuno vuole stringere. No, non è per quello. Allora, va bene. Legga un po', cosa dice la von der Leyen? Se ufficiale che il Veneto tutto subirà dei sanzioni. Oh oh. In quanto parenti di Putin. Ebbene, in effetti è vero, Orpo. Sì, se siete parenti, sì. Quindi la prima cosa che è già stata sequestrata è la Vespa del Boadin. Ma povero Boadin! Boadin, no. Ti ha sequestrato la Vespa, dai un'occhiata, magari sì, è uno scherzo di quella che è la mani sudata. Non c'è più la Vespa. No, gliel'ha già presa. Allora a questo punto, con le spalle al muro, dico solo che questo sia un atto ostile nei confronti della Repubblica Veneta. Non è una Repubblica. Non ci resta che invadere Trento. Ma no. Che la famosa fiastrocca. No, no, se no. Se Trento entrante. Va bene, invadiamo Bologna. È meglio. Ragionateci sopra.